sono tre incontri, la cultura che torna dalla porta, ritorna a Cavaretini dalla porta principale con una bella casa editrice, insomma Einaudi penso che sia anche un blasone per Cava, che ha già un bel titolo da poter vantare insieme ad altre 350 città in Italia. Sì, abbiamo questo titolo importante di città che legge, riconosciuto dal Ministero per i Beni Culturali, e questo è un fregio e un pregio per la nostra città che ci riempie di soddisfazione. Per altro verso abbiamo sottoscritto qualche giorno fa questo patto per la lettura con il mondo della scuola e il mondo della cultura. E ora si tratta di dare sempre di più corpo a questa vocazione di Cava dei Tirreni, che è la vocazione vera della nostra città, e cioè quella di essere città della cultura, nell'accezione più ampia di questo termine, perché cultura è tante cose. E tra queste tante cose, certamente la cultura è il rapporto con il libro. Noi dobbiamo incoraggiare soprattutto le giovani generazioni a vivere l'esperienza della lettura, perché l'esperienza della lettura è di straordinario valore. Intanto perché molto più prosaicamente, leggendo, impari a riflettere, a capire e a scrivere. Quelli che parlano bene, quelli che scrivono bene, nella stragrande maggioranza dei casi sono persone che hanno letto molto nella loro vita. Noi invece abbiamo oggi per le giovani generazioni una comunicazione troppo veloce, che è quella dei social, dove per ore e ore abbiamo questi nostri ragazzi che stanno con questi smartphone, iPhone e diavolerie del genere, assorbiti, dove in quell'apparecchio loro trovano la risposta, si ha il bisogno di comunicazione perché comunicano WhatsApp con gli amici, si ha il bisogno di comunicare individualmente i loro pensieri con i tweet o con la risposta a che cosa stai pensando su Facebook, ma tutto questo arriva in maniera estremamente veloce e superficiale, e questo è limitante. Noi abbiamo bisogno che, ripeto, i giovani, ma non soltanto i giovani, abbiano una capacità di riflettere, perché i tempi che stiamo vivendo sono particolarmente complessi e alla barbarie che sta avanzando la risposta che dobbiamo dare è quella della cultura. E quindi io, nel nostro piccolo, una risposta la dovevamo dare come assessorato alla cultura che io reggo, e soprattutto grazie a questo partner assolutamente straordinario, come dicevi tu, la Einaudi è certamente una delle più importanti case editrici europee, direi anche mondiali a dire la verità, perché parliamo veramente di una casa editrice di altissimo valore. Quindi questa collaborazione secondo me potrà portare un momento di grande arricchimento per la città di Cava dei Tirreni. Sono veramente molto contento. Durante la conferenza stampa mi parlava dell'assessorato alla cultura che era stato messo un po', mi consenta, da parte. Ci sono però degli aspetti che non devono essere considerati in questa città. D'accordo, il ritrovato complesso di San Giovanni, però abbiamo anche una biblioteca. Fra qualche giorno scade anche un bando regionale per il ripristino e il recupero delle biblioteche. Ecco, magari da questo punto di vista sarebbe interessante riavere a Cava una biblioteca, visto che nei comuni limitrofi c'è addirittura anche degli spazi per i giovani. Vogliamo spingere da questo punto di vista, insomma, magari con un assessorato, mi dica lei. No, vabbè, noi la biblioteca ce l'abbiamo, diciamo, si tratta di farla, l'abbiamo anche di ottimo livello, abbiamo attivato anche da tempo ormai questa possibilità di scambi di libri con le biblioteche di tutta Europa, per cui un giovane o anche un meno giovane che ha bisogno di un libro che la biblioteca non ha, la biblioteca ha il servizio che lo manda a prendere e te lo vai a leggere, e abbiamo tutta una serie di attività. Quindi in biblioteca si fa un buon lavoro. Certamente dal punto di vista strutturale, penso che tu a questo in particolare ti riferissi, è un po' vecchiotta, e quindi abbiamo la necessità di attingere a fondi che non sono quelli comunali, perché ahimè non ci sono, per poter ristrutturare, renderla più vivibile. Però io ho notizie, diciamo, che anche con questo allargamento che abbiamo fatto per un giorno in più, queste iniziative eccetera, la biblioteca è molto frequentata, è molto vissuta, ci sono dei momenti di incontro anche tra giovani, e questo mi fa molto piacere. Ultima domanda, politica, assessorato alla pubblica istruzione attualmente nelle sue mani, abbiamo avuto le dimissioni dell'assessore Trapanese per seri problemi personali, potremmo ipotizzare un assessorato che sia pubblica istruzione, politiche sociali e anche la cultura nella prossima donna che dovrà entrare in giunta?
Possiamo ipotizzarlo. Io sono convinto che, diciamo, noi nel corso di questi anni, nei quali io ho sempre mantenuto la delega alla cultura, delle cose sono state fatte. Delle cose sono state fatte significative su tanti terreni, insomma. E ovviamente abbiamo bisogno adesso di implementare di più, di accelerare di più. E vediamo adesso in questa nuova proposta, questa nuova rosa di nomi che dovrà arrivare alla mia attenzione, se c'è una personalità, come io mi auguro, possa tenere anche questa importante idea. Diciamo che la cultura torna a Cava con un nome illustre in Audi, con 4 incontri per raccontare quello che è il nostro territorio ed è rivolto soprattutto ai giovani. Perché da Cava dei Tirreni e perché rivolgersi ai giovani? Allora, Cava dei Tirreni perché c'è stato questo grande piacere di aver avuto la città di Cava, la denominazione città che legge, e Cava città che legge, solo 300 città in Italia hanno avuto questo, e si rivolge a giovani perché noi pensiamo che da lì dobbiamo incominciare ad innalzare il livello della nostra cultura, perché da lì dobbiamo incominciare a lavorare con loro per cambiare ciò che abbiamo intorno. Quindi chi non legge a un'età adulta, difficile che leggerà in seguito, ma al giovane possiamo tranquillamente plasmarlo e cercarlo di avvicinare al piacere del libro, al piacere di avere l'incontro anche con i nostri autori. Parlavamo prima di percentuali che sono abbastanza sconvolgenti, soprattutto per chi vuole investire sulla cultura. Una percentuale bassissima per chi legge 12 libri all'anno, e in questo i giovani non ci sono. Sì, allora il dato statistico è il 2% della popolazione che legge. In questo dato abbiamo il 50% di questi, quindi su 1,2 solo il 50% legge un libro all'anno, il 20% leggono più di 3 libri, l'altro 20% più di 5, e l'ultima percentuale, l'altro 10%, sono i grandi lettori, quelli che leggono più di 12 libri all'anno. E i giovani, diciamo che da lì dobbiamo incominciare a lavorare per cercare di innalzare questo livello di tasso che abbiamo così basso, e che siamo la ruota di scorta dell'intera Europa. Io non so se voi, quando andate nelle città estere, nelle capitali estere, vedete quante persone vi sono col libro in mano nelle metropolitane, nei luoghi pubblici. In Italia ne abbiamo pochissime, e già da qui si vede la differenza fra noi e le altre città, e quindi noi qualcosa dobbiamo fare. Ecco, anche creare incontri del genere in città come Cava dei Tirreni, come il sindaco c'ha questa grande sensibilità verso la lettura, noi dobbiamo in qualche modo crederci e dobbiamo cercare di innalzare questo livello di lettura. E con i progetti Lettura nelle scuole è lì che dobbiamo forzare fortemente per far leggere i ragazzi e far amare il libro, perché il libro purtroppo non si nasce con l'istinto di leggere, come il bere e il mangiare. Leggere un libro è una passione, questa passione o ce l'hai o ti deve essere trasmessa da qualcuno che ce l'ha. Quindi è questo virus che noi dobbiamo trasmettere in maniera molto forte insieme a chi legge. Ok, torniamo agli incontri, sono 4, non voglio scendere, chiedo scusa, sono 3, non voglio scendere nel dettaglio, però mi dica almeno su quale appuntamento in Audi punta. Sì. Allora abbiamo la Cristina Carsascalia il 12 ottobre, sarebbe venerdì questo qua, con Sabbia Nera, che è una giornalista emergente che io dico a tutti di leggere, perché ha creato questa nuova figura di vicequestore, donna, incazzata con la vita, arrabbiata perché ha visto suo padre ammazzato da piccola davanti ai suoi occhi, e da lì lei diventa vicequestore che lotta alla criminalità e la mafia a Catania e in tutta la zona della Sicilia. Il secondo incontro invece è con Nadia Terranova, una scrittrice emergente nostra, che ha scritto questo libro Addio Fantasmi, dove combatte la figura del padre che a 13 anni è andata via e non è tornata più. Quindi c'è questo fantasma, gli gira sempre intorno, che aspetta sempre che un giorno ritorni, e quindi si deve adeguare a questa non presenza, e con questo libro lei in maniera psicologica molto forte combatte questo fantasma fino a quando arriverà la casa dove è vissuta da piccola, perché lei si è trasferita a Roma, e lì in qualche modo cerca di mandare via ciò che è stato nel tempo che le ha fatto tanto male, per ricominciare una vita da capo. Il terzo invece è quello con Fortunato Cerlino. Fortunato Cerlino è un giovane che cresce a Pianura, in questa città devastata dalla camorra, e che cerca di farsi strada in mezzo alla criminalità per non diventare anche lui un delinquente, ma diventare qualcosa di diverso, quindi realizzare il sogno di un bimbo che trasforma la sua vita, trasforma le sue stelle e diventa uno degli attori che tutti quanti conosciamo, che sarebbe il Don Pietro Savastano di Gomorra, che ha girato la serie di Sky Gomorra, che tante persone hanno visto. E Fortunato quindi ripercorre la sua storia da piccolo,
in questo libro è la sua biografia, che è scritta in una maniera eccezionale, forte, cruda, ma va letta perché ci fa capire ciò che c'è nelle nostre zone e noi dobbiamo sapere per combatterlo.